Il 28 novembre 2014 il presidente dell'ENAC di Torigi ha partecipato a Venezia alla presentazione dello studio realizzato dall'Istituto Censis su incarico della società di gestione Save dal titolo Le comunità locali e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, un percorso per crescere insieme. Al termine della presentazione, inoltre, si è svolta una tavola rotonda sulle infrastrutture della Regione Veneto a cui ha preso parte il professor Riggio. Siamo con il presidente dell'ENAC per parlare degli aspetti principali illustrati nel corso dei lavori. Presidente Riggio, cosa è emerso dallo studio del Censis? Beh, intanto è una bella analisi sul ruolo che l'aeroporto gioca dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui è collocato. Si è visto che questo aeroporto è fondamentale perché regola una serie di flussi, soprattutto di flussi intercontinentali, che contribuiscono al fatto che appunto il turismo in Veneto cresce nonostante la difficoltà economica generale del paese. E poi anche consente a gran parte della micro e media impresa veneta di esportare velocemente nei confronti di mercati importanti come appunto il mercato del vicino e lontano Oriente. Questo ha suggerito una cosa che noi in qualche modo avevamo anche anticipato nel nostro piano, cioè di considerare Venezia un aeroporto strategico attorno al quale costruire il polo del nord-est. Gli aeroporti rappresentano dei pilastri su cui parleva sia per il turismo sia per l'economia del territorio in cui sono inseriti. Nel caso dell'aeroporto di Venezia, le infrastrutture attuali sono commisurate all'ulteriore sviluppo del traffico aereo? Sì, c'è un master plan che è approvato già da ENAC per i prossimi anni di durata della concessione. Diciamo che abbiamo un orizzonte a breve che è il 2020 che sta già partendo, poi abbiamo un orizzonte di più lungo termine. Qui abbiamo tutta una serie ancora di spazi e di possibilità compatibilmente con grandi interventi di mitigazione ambientale che sono doverosi nei confronti del fragile contesto della laguna e della città di Venezia. Mi pare che ci sia un consenso importante anche della comunità locale, ovviamente non mancheranno mai problemi, ma siamo convinti di riuscire a risolverli. Presidente, a breve si concluderà il percorso di approvazione del master plan dell'aeroporto di Venezia. Quali i punti salienti per lo sviluppo dello scalo? Beh, questa c'ha da un lato ovviamente il potenziamento delle infrastrutture di volo che sono già abbastanza adeguate, ma poi anche la possibilità di una utilizzazione cargo, quindi un raddoppio dell'aerostazione passeggeri e una migliore movimentazione delle merci per rispondere alla doppia vocazione che appunto l'aeroporto ha.